Ciao a tutti cari amici, sono Skipper. Oggi continuiamo a parlare di Wataru Yoshizumi. Una volta concluso Marmalade Boy nel 96, la Yoshizumi riparte con Kimishikai Ranai. Dunque, un piccolo chiarimento riguardo al titolo. Allora, il manga è arrivato in Italia col titolo di Solamente tu, ma mi ricordavo che nella edizione italiana del manga veniva detto che la traduzione italiana del titolo era Non ho che te, ma in realtà Kimishikai Ranai significa Non ho bisogno di nient'altro che di te. Ringrazio Roberto per la piccola consulenza perché mi era venuto in dubbio, perché diceva mi sto sbagliando. Invece no, quindi ho bisogno solo di te, significa questo. Cambia poco, è una sfumatura, però c'è. In Italia però Solamente tu. Solamente tu è un manga di solamente due volumi. Il manga di per sé è un soggetto interessante, cioè la Yoshizumi ritorna a bomba con la sua idea di fare uno shoujo manga con un protagonista uomo. Infatti, il protagonista stavolta è un ragazzo che si innamora di Akane, una bella ragazza che, nonostante abbia solo 16 anni, ha alle spalle un matrimonio fallito con quello che era il suo dottore. A un certo punto il marito l'ha tradita e quindi lei l'ha lasciato. Crede di avere ancora, è convinta di avere ancora dei sentimenti nei confronti dell'ex marito, nonostante lui l'abbia tradita. In soccorso del protagonista arriva la sorellina di Akane, quindi si metterà in mezzo e cercherà di far finire insieme i due. Solamente tu è un manga, ripeto, che ha un soggetto interessante, ma non riesce pienamente nel suo intento. Forse perché lo spazio era poco, non so, tuttavia non riesce a cogliere tutte le potenzialità che l'idea di base aveva. L'idea della difficoltà di superare un tradimento, di un matrimonio fallito, oltretutto in giovane età, poteva probabilmente essere approfondita meglio e con più gradi di profondità. Rimane quindi un tentativo un po' acerbo, un po' monco, che forse esplorato un po' più in profondità, con più volumi a disposizione, sarebbe potuto diventare un manga veramente interessante. Infatti, da Solamente tu, che ripeto, partiva da quest'idea secondo me ottima, non è stato tratto nulla, né anime, né drama, né telefilm, e questo in effetti dà un po' da pensare. Dopo questo manga, secondo me non proprio eccellente, la Yoshizumi riparte alla grande nel 1997 con la pubblicazione di Mizuna Bokura, in Italia Cuore di menta. Stavolta il titolo italiano mi piace. L'origine del titolo deriva da un'altra associazione alimentare simile a quella della marmellata, che la Yoshizumi da qualche parte ha spiegato, cioè dice noi siamo menta, nel senso di noi di menta, perché noi siamo giovani, siamo freschi come la menta. Dice, questo è un manga che parla di ragazzi, dei primi amori, eccetera, eccetera, che sono appunto freschi. Vabbè, non vi nasconderò che Cuore di menta è il mio manga preferito della Yoshizumi, secondo me è la sua opera meglio riuscita. La trama è abbastanza semplice ma geniale e probabilmente parte di nuovo sempre da quel fastidio che era rimasta alla Yoshizumi, che c'era rimasta male per non aver potuto utilizzare appunto un protagonista maschile. L'aveva fatto in Solamente tu, ma ripeto, era una serie di due volumi e quindi era finita lì. Stavolta invece parte per una serie con maggiori pretese, con un protagonista maschile, o meglio, i protagonisti sono due gemelli, Maria e Noel, che hanno vissuto per tutta la propria vita praticamente in simbiosi. Noel, infatti, ragazzo, è abbastanza appiccicoso, molto protettivo nei confronti della sorella. A un certo punto, tipo, vanno in vacanza, tornano dalle vacanze e Maria non c'è, non è tornata a casa, è partita direttamente perché si è trasferita in una nuova scuola. Noel rimane di sasso perché non capisce come la sorella abbia potuto lasciarlo indietro e quindi decide di partire immediatamente a riappiccicarsi un'altra volta addosso alla sorella. Se non che purtroppo il dormitorio è pieno e quindi non c'è alcun modo per Noel di andare lì. Tuttavia Noel vuole talmente tanto raggiungere la sorella Maria per riportarla a casa da riflettere sul fatto che effettivamente lui assomiglia molto a Maria e quindi con una parrucca in testa e vestito da ragazza può effettivamente spacciarsi per la sorella gemella di Maria e non per il fratello gemello che in realtà è. Perciò Noel si arma di trucco e parrucco, prende e si trasferisce nel dormitorio femminile dove appunto vuole recuperare la sorella. Se non che arrivato lì scopre che Maria si è trasferita in quella scuola per inseguire il ragazzo che ama e quindi non ha la benché minima intenzione di tornare a casa. Noel allora comincia tutta una campagna per cercare di convincere la sorella a andarsene via, ma nel mentre
si innamora della sua compagna di stanza, la bella Miyu, che tuttavia non è proprio la ragazza più facile con cui avere a che fare a causa del suo carattere molto respingente. In questo modo comincia appunto una commedia degli equivoci che coinvolgerà tutti i tentativi di Noel da un lato di riportare a casa la sorella, dall'altro di cercare di conquistare Miyu non svelandole che è un ragazzo però. Anche in questo caso starete pensando, trama già vista e rivista, ma vi dico quello che dico sempre, era metà degli anni 90, quindi la trama non era così abusata come può essere oggi. E ripeto, secondo me è il manga più riuscito della Yoshizumi, è una bella commedia degli equivoci, effettivamente secondo me fresca come menta, scorre piacevole, tanti si sono lamentati del finale, me compresa, ma non dico nulla perché altrimenti vi faccio spoiler. Comunque, purtroppo da Cuore di Menta non è mai stato tratto un anime, né un drama, né un telefilm. Nonostante, ripeto, lo consideri una commedia secondo me ottima, questo mi spiace perché sarebbe stato anche solo divertente ipotizzare di vedere poi l'anime comprato da Mediaset riadattato. Immaginatevi Noel che si vestiva da ragazza, cosa poteva scatenare. Comunque, purtroppo di Cuore di Menta esiste solamente il manga. La Blight Manga lo ha ristampato più e più volte, non tante volte quante ha ristampato Marmalade Boy per ovvi motivi, tuttavia credo che si trovi ancora abbastanza facilmente. Dopo Cuore di Menta, siamo nel 2000, la Yoshizumi propone un'altra storia, diciamo di stampo shoujo manga classico, Random Walk, di 3 volumi. Random Walk non è, secondo me, il manga migliore della Yoshizumi. Stavolta fa un po' peggio rispetto a Kimish Kairanai, Solamente Tu. Sostanzialmente il manga parla delle vicende sentimentali della protagonista, Yuka, che ancora una volta è stata tradita dal fidanzato. Cioè, questo, sempre questo tema del tradimento. Le relazioni finiscono solo perché lui tradisce, ricordatevelo. Nel mondo della Yoshizumi è così. Quindi vuole andare avanti, trovarsi un altro fidanzato. E il manga parla in questi 3 volumi, diciamo, dei suoi tentativi, appunto, relazione dopo relazione, di trovare un altro fidanzato degno, diciamo, migliore del primo. Tuttavia non c'è nulla di memorabile. Questo stesso tema era stato trattato, secondo me, in maniera molto migliore, o meglio, sarà trattato qualche anno dopo, da Zakuri Sato in Mairunovic, che è stato pubblicato dalla Star Comics qualche anno fa. Mairunovic similmente parla di una ragazza che vuole innamorarsi e per fare questo comincia a uscire con una serie di ragazzi che le daranno non poco filo da torcere, perché c'è quello che le mente, quello che sembra sincero, però così qua. Secondo me è molto più onesto, più carino e più appagante da leggere. Insomma, Mairunovic mi è rimasto impresso, Random Walk francamente no. Quindi se dovete recuperare qualcosa della Yoshizumi, c'è di meglio. Nel 2001 torna alla carica con una serie che ottiene un modesto successo, Streghe per amore, in originale Ultramaniac. Anche in questo caso il titolo non c'entra niente. Streghe per amore è un unicum nella carriera della Yoshizumi. Ad oggi infatti è l'unico manga dell'autrice a non essere uno shoujo manga o un josei manga puro, bensì ha degli elementi di una storia di Majoko, cioè c'è l'elemento magico. Infatti il manga parla dell'amicizia tra Nina e Ayu, due ragazze che frequentano i superiori, ma c'è la piccola particolarità che in realtà Nina è una maghetta, è una strega, e quindi usa i suoi poteri magici, ma combina tutto un sacco di guai, ovviamente, che danno vita alla storia. Ultramaniac è un manga che, come dicevo prima, ha ottenuto un discreto successo, tant'è che in Giappone ne è stato tratto un anime di 26 episodi, che poi è stato tradotto anche da noi in Italia. Stavolta non andò in onda su Italia 1, bensì sull'emittente Super, quindi ottenne chiaramente una visibilità e un successo minore rispetto a quello epocale di Marmalade Boy. Ultramaniac, come dicevo prima, non è il manga più originale del mondo, si rifà tutto il filone, diciamo, Majoko, tipo Bia la sfida della magia e tutte quelle cose lì. Però è un manga, secondo me, onestamente gradevole da leggere. Nel 2005 la Yoshizumi torna con uno shoujo classico, sarà perché mi piaci. Anche questo non proprio uno shoujo estremamente brillante. La protagonista infatti è Moka, una ragazza, che si fissa con un ragazzo che incontra in biblioteca. Però questo ragazzo ha un piccolo problema, e cioè è attratto solamente da ragazze fidanzate.
La Moca è single e quindi come fa? Quindi deve cercare in qualche modo di trovare un modo per attirare questo ragazzo di cui si è completamente invaghita, pur sapendo che ha questo strano fetish, ripeto, non avendo un fidanzato e quindi essendo completamente inappetibile per lui. Una trama assurda? Sì, una trama assurda. Che poi la Yoshizumi cerca in qualche modo di motivare, no? Lui fa così perché allora potremmo fare così di qua e di là. Vabbè, abbastanza trascurabile. Nel 2006 anche non sforna proprio la sua opera migliore, ma sforna un volume autoconclusivo che si chiama P per P, che sostanzialmente riprende un po' tutti quegli elementi tipici di tanti anime e manga degli anni 90, tipo Saint-Tale, in Italia Alice e Seiya. In questa scuola avvengono dei piccoli furti, cioè dei furti di oggetti di poco valore, tipo insomma, una penna, insomma delle cose così, che tuttavia un ladro misterioso ruba dietro commissione. Quindi ci sono in corso delle indagini per cercare di capire chi è questo ladro, quali sono le motivazioni che lo spingono. In realtà questa trama, che può sembrare un giallo interessante, poi così interessante non è. Un manga insomma leggero che si dimentica abbastanza semplicemente. Ma lo stesso anno la Yoshizumi pubblica un volume ben più interessante, Cherish. In italiano Cherish, semplicemente adorabile. Il sottotitolo italiano, vabbè, non è che abbia molto senso. In realtà Cherish è il primo passo in avanti nella carriera della Yoshizumi, che smette di fare shoujo manga per la prima volta e inizia a pubblicare josei manga, cioè manga per donne adulte, quindi con protagonisti con un'età più elevata rispetto alle ragazzine degli shoujo manga. Cherish all'interno contiene due storie. La prima parla di una ragazza che è figlia di una coppia di genitori gay, e parla di come questo poi abbia influenzato, diciamo, tutta la sua vita romantica, cioè anche della discriminazione che ha dovuto subire, perché non tutti i ragazzi che ha incontrato erano disposti ad accettare, diciamo, come se ci fosse qualcosa da accettare, la sua famiglia, diciamo, non proprio del mulino bianco. La seconda storia invece parla di un uomo che si è innamorato di una donna che alle spalle ha un precedente matrimonio fallito, tipo Akane di Kimetsu no Yaiba, solamente tu. Ma questa volta la donna ha anche un figlio da questo primo matrimonio. Dunque, la tematica di Cherish, soprattutto del primo episodio, sicuramente è molto interessante perché, ripeto, è un manga del 2006. Oggi siamo tartassati da questo politically correct a tutti i costi, sappiamo che deve esserci sempre il personaggio donna, il personaggio di colore, il personaggio omosessuale, in qualunque serie TV ci possa venire in mente. All'epoca non era così, questo era un argomento più o meno tabù o comunque molto raro. La Yoshizumi invece decide appunto di mostrare con un'estrema razionalità e chiarezza, proprio in maniera limpida, la vita di questa ragazza che appunto è cresciuta con due genitori omosessuali. Comunque, a mio avviso, un volume unico assolutamente piacevole da leggere. L'anno successivo, la Yoshizumi continua sempre nel mondo dei josei manga con la pubblicazione di Spicy Pink, stavolta una serie di due volumi. La protagonista è una mangaka che si è dedicata per tutta la sua vita, diciamo, a disegnare manga e ha trascurato però la sua vita personale, quindi si trova a non avere un fidanzato. Allora l'amica gli dice: senti, sai che facciamo? Andiamo a un incontro organizzato con altri single. E qui incontrano, diciamo, dei bei ragazzi che daranno loro non pochi grattacapi. Quindi, diciamo, parla della vita sentimentale di queste ragazze, ripeto, attorno ai 25 anni, e appunto protagoniste un po' più mature rispetto al solito, quindi storie d'amore un po' più mature rispetto a quelle solite ambientate tra i banchi di scuola delle quali la Yoshizumi era maestra. Bene ragazzi, ci fermiamo qui, ma continueremo la prossima volta con questa carrellata su Wataru Yoshizumi. C'è tanto da dire su questa mangaka. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, continuate a seguirmi, io vi ringrazio e ci vediamo la prossima volta. Un bacione, ciao ciao!